soluzioni dinamiche per i parcheggi del settore ospite che verrà spostato in uno spicchio dei distinti. Per le partite con meno tifosi verranno utilizzati i parcheggi attorno alle reti, mentre per quelle con maggiore affluenza sarà utilizzato capitolo San Matteo. E questo è il progetto presentato in prefettura nel summit tenuto per la riapertura della curva nord ai tifosi della Salernitana, una proposta che è stata condivisa anche dal club Granata, oltre che dal comune e dalle autorità di pubblica sicurezza. Adesso, in tempi brevi, saranno presentati i progetti per i lavori necessari. Noi ci siamo incontrati, ma d'altra parte le interlocuzioni non erano mai cessate. A livello tecnico si era continuato a lavorare per individuare le soluzioni migliori che potessero dare soddisfazione e soprattutto realizzare, nei tempi possibili, l'apertura della curva nord ai tifosi della Salernitana. È stata individuata dai tecnici e noi l'abbiamo condivisa con una approfondita analisi, una soluzione che preveda per le questioni soprattutto relative ai parcheggi, una soluzione cosiddetta dinamica in qualche modo, perché è evidente a tutti che non tutte le partite della Salernitana sono caratterizzate dallo stesso afflusso di tifosi ospiti, per cui avremo delle soluzioni dinamiche che prevedono una serie, diciamo come dire, per alcune, per quelle con minore afflusso, l'utilizzo di spazi prospicienti lo stadio. Poi mano a mano verificheremo volta per volta, in piena collaborazione con la Lega, anche con l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, la possibilità di utilizzare anche capitolo San Matteo per qualche incontro che fosse particolarmente partecipato.